Eccoci al giorno 2. Adesso chiederemo a Mirko cosa si fa oggi. Ecco. Oggi distruggeremo tutto il bagno. E abbiamo notato che c'era una perdita all'interno delle piastrelle, quindi ci sarà sicuramente una fuoriuscita d'acqua. Adesso controlliamo bene qual è il tubo che perde e lo sistemiamo, quindi, subito. Obiettivo bagno nuovo. Wow. Andiamo a vedere a che punto è Mirko. Mamma, venite qua, vi faccio vedere. Già abbiamo trovato il primo tubo, quello della doccia è super arrugginito, guardiamolo da vicino. Mamma mia, per questo perdeva acqua. Ma il vero punto, il punto quello più cruciale è questo. Abbiamo trovato un buco nel tubo arrugginito. Grande Mirko, tutto fare. Adesso sistemeremo tutto a nuovo. Vamos! E continuiamo con la spatola a togliere le parti umide del muro, anche della cucina. Questa è la parte della casa dove qui dietro la porta c'era il telefono e noi ci divertivamo a fare gli scherzi telefonici e poi alla nonna arrivavano bollette salate. Confermato, è fuori di testa. Ecco il risultato finale, diciamo che le pareti erano davvero piene di umidità. E questo era il famoso angolo del telefono. E poi, all'improvviso, arriva lui! Guardate, strapieno di polvere! Ecco la situazione attuale dietro la porta, ma dietro il cartongesso di questa parete, questo era quello che si nascondeva. Prima parte della seconda giornata andata alla grande e adesso Mirko vi racconterà il lavoro che ha fatto per la sua prima volta. Allora, mi sono divertito un sacco, le mie braccia non tanto, però va bene lo stesso. Ora ci tocca sostituire tutta la tubatura e sostituirla con dei multistrato oppure dei tubi di plastica. È stato semplice o difficile il lavoro? Molto entusiasmante. È stata la tua prima volta ad utilizzare questo accessorio, ma come si chiama? Mi sono divertito col martelletto. E ok, allora adesso cosa si fa? Adesso scaviamo un po', tagliamo le tubature e le sostituiamo. Vamos! Sì, e poi ci sono io che voglio diventare Mirko Tuttofare, ma è meglio che lo ridò a lui. Guardate cosa si nascondeva dietro questa parete di cartongesso, un vero disastro. E adesso è il momento più cruciale, quello delle pulizie. E andiamo a portare con la carriola dietro nel terreno dello zio Carmelo. Vamos! Eh sì, anche il secondo giorno è terminato e noi siamo stanchissimi. Mi raccomando, se ancora non lo state facendo, seguiteci e ci vediamo domani. Nuovo giorno, nuovo lavoro ed eccoci qui belli riposati per il terzo giorno, ma prima compriamo i guanti perché le nostre mani sono distrutte. Inizio con una tenaglia a togliere tutti i chiodini che ho trovato nei muri.
Oggi tocca lavorare con la spatola all'esterno, nella nostra bellissima veranda, perché le mura hanno davvero bisogno di respirare e tornare nuove. Nel frattempo il nostro cenerino si prende il sole. Allora, continuiamo i lavori sulla nostra doccia. Abbiamo tolto tutte le tubature arrugginite, cercando di salvare le flettature, per poi mettere altri tubi nuovi. I tubi sono tutti arrugginiti, alcuni si sono spezzati e noi dobbiamo evitare di farli spezzare per salvare la flettatura. Quindi utilizziamo un altro metodo, il metodo dello zio Melino, mio carissimo zio, che è veramente fantastico nel... Anzi, seguitelo su TikTok! Allora, qui abbiamo un'incrostazione, dobbiamo evitare che questo tubo viene spezzato, questo tutto arrugginito. Utilizziamo il metodo dello zio Melino. Metodo dello zio Melino. Infallibile, direi. Tutto fare. Cerchiamo. Col fai da te impara. Pensate che è la prima volta che fa questo lavoro. La notte non dorme perché si guarda i video tutorial e poi lo mette in pratica. Quindi questo è il consiglio che vi diamo: nulla è impossibile. Con la buona volontà si può fare tutto. Guarda, bravo! Ho chiesto a Mirko: e ora come faccio a fare il tetto? E lui ci dà la soluzione. Spiegaci che stai combinando. Abbiamo messo una paletta in un bastone per pulire la piscina. Interessante. E come la stai attaccando? Con una carta gommata lo leghiamo al bastone e vediamo se funziona. Sperimentiamolo, vai. Facciamo la prova del 9. Avete consigli, dateceli. E dopo un po' di polvere negli occhi, non mi resta che dirvi al prossimo video.